palla esce ancora, attenzione, opportunità per Benzai, palla in verticale, Triarico, occasionista per l'Aquila, dietro, attenzione, è la paratissima di Azzolina, il gol dell'Aquila! 90 minuti per giocarsi il presente, ma soprattutto il futuro calcistico di un'intera città. L'Aquila è partita per Rimini, dove domani alle ore 16 scenderà in campo per il ritorno dello spareggio contro i romagnoli di Acori. I rossoblù di Perrone si giocano la permanenza in Lega Pro, ma non solo. Per il futuro del club è infatti imprescindibile mantenere il professionismo in città. Lo sanno i giocatori, ma ancora di più i tifosi, che in settimana hanno finalmente risposto all'appello, organizzandosi con pullman e auto. Si prevede un vero e proprio esodo, con almeno 300 tifosi aquilani sugli spalti del Romeo Neri di Rimini. Sul fronte formazione, il tecnico dell'Aquila, Perrone, dovrà fare a meno di una folta lista di indisponibili: Bulevardi, Ceccarelli, Pesoli e Sanni per infortunio, San Domenico per squalifica. In compenso ha recuperato dall'attacco influenzale Simone Piva, che comporrà il trio difensivo con Maccarrone e Cosentini. Per il resto l'allenatore dell'Aquila è orientato a confermare l'11 di una settimana fa, che ha impattato per 1-1 al Fattori. Spazio quindi a Triarico e Ligorio sugli esterni della mediana e al trio De Francesco, Benzaia, Manuel Mancini nel mezzo. In settimana si era anche paventata l'ipotesi di Milicevic, playmaker, in luogo di Benzaia, ma l'ottima condizione fisica di quest'ultimo ha convinto Perrone a non cambiare. L'unica grande novità è attesa in attacco, con il giovane di proprietà del Pescara Andrea Mancini titolare al fianco del capitano De Sousa. L'incognita maggiore, però, più che sui dubbi di formazione, è sul clima torrido che l'Aquila troverà domani a Rimini. Si attendono infatti temperature rigorosamente estive. Ma il clima sarà ancora più torrido sugli spalti, con i riminesi a spingere i ragazzi di Acori, che potranno anche permettersi di pareggiare per ottenere la salvezza in virtù del miglior piazzamento in classifica. Per questo l'Aquila sarà costretta a vincere. Appuntamento con la storia, sabato 28 maggio alle 16, stadio Romeo Neri di Rimini.